quarto in battuta Max Fochi. Non mi ricordo più, vai troppo indietro nel tempo. No, siamo qui con il grande in ogni senso Max Fochi. Questo All-Star Game, una bella festa anche con un po' un pubblico. Sì, infatti sono contento per Grosseto perché ha ritrovato comunque un buon pubblico, ha bisogno di questi eventi, ha bisogno di far tornare gente allo stadio e di entusiasmarli nuovamente, perché il pubblico è appassionato di baseball. Il baseball è sentito qua a Grosseto ed è un peccato che una piazza così non si riesca a coinvolgerla. Spero che questa sia la prima di una nuova stagione per Grosseto, per il suo pubblico e per la sua squadra. Parlando in generale del baseball italiano, cosa puoi dire anche in vista degli europei o del campionato, se vuoi? Ma in vista degli europei chiaramente sarà una battaglia entusiasmante, intrigante, ma anche molto difficile, perché siamo consapevoli che andiamo a giocare in casa dei campioni del mondo, nostri acerrimi e storici nemici di campo. Però noi ci presentiamo come campioni d'Europa, sarà una bella sfida, tenendo presente anche il fatto che comunque abbiamo sempre dato dimostrazione negli ultimi anni di essere superiori. I risultati delle coppe dei campioni, le nostre squadre nella coppa dei campioni lo dimostrano, dimostrate anche dai risultati della nazionale, che il nostro campionato è sicuramente più importante, di qualità superiore rispetto a loro. Poi quando si va a giocare a livello mondiale le cose cambiano, perché come sappiamo loro possono attingere più semplicemente e facilmente dai giocatori che hanno in America nelle varie leghe, perché non avendo bisogno di passaporto, come ben sapete gli antillani hanno passaporto olandese, quindi pur essendo di un'altra scuola giocano facilmente con la nazionale olandese, questo fa la differenza. Visto che siamo a Grosseto, tempo di All-Star Game, partita delle stelle, sei stata una stella del baseball nazionale, se hai dei bei ricordi o dei brutti ricordi magari legati a questo stadio e alle partite che infiammavano e che speriamo torneranno a rinfarmare presto tra il Grosseto e il Parma, cosa vuoi ricordare? Ma innanzitutto che sei troppo buono come al solito. Io ho fatto quello che una passione mi ha permesso di fare, e questo dico, sono stato anche molto fortunato ad avere tante possibilità come ho avuto io. È chiaro che tornare qua a Grosseto per me è sempre un piacere, perché ho dei ricordi stupendi, ho tanti amici, mi ricordo battaglie sempre molto dure, molto difficili, però sempre molto, molto sportive, quindi sul campo eravamo chiaramente nemici più accaniti, però appena finita la partita si riconosceva i meriti al vincitore ed era finita lì. Era sempre comunque una situazione eccitante e entusiasmante venire a giocare qua. E un'ultima domanda piuttosto perfida, chi pensi sia attualmente il tuo erede, sia in seconda che eventualmente come lanciatore? Ma adesso non per eludere la domanda, però credo che, e questo lo dico con molta, molta modestia, però credo che giocatori con le caratteristiche mie, di Paolo Ceccaroli per fare un altro esempio, credo che fossimo giocatori con caratteristiche molto particolari, cioè giocatori che si potevano esprimere a un discreto livello sia in difesa che sul monte di lancio che in battuta. Per di più io, giocando seconda base, avevo una stazza molto atipica, un seconda base di potenza nel box di battuta è difficile trovarlo, perché insomma seconda base di 2 metri, però devo dire la natura mi ha dotato di 2 buone mani, di conseguenza riuscivo
a distaccarmi anche in seconda. È difficile, come ripeto, io vedo tantissimi buoni giocatori, ragazzi che sono preparati forse meglio anche atleticamente, che oggi hanno tanti mezzi, anche tanti ragazzi che hanno delle qualità umane di impegno importanti. L'unica cosa che manca forse oggi è un briciolo di cattiveria in più, cioè noi venivamo da giocare dalla strada, il nostro campo di allenamento principale era la strada e quando si tornava da fare gli allenamenti si andava a giocare con gli amici in strada e poi si tornava ancora in strada. Oggi non esiste più e questa credo che sia la grande difficoltà, la grande differenza. Però vale per tutti gli sport. Questo vale per tutti gli sport. Si è persa la strada rispetto. Si è persa la strada che ti dava da un certo punto di vista fame, sì. Ma poi, cioè fame quindi voglia di arrivare, ma poi dall'altro canto era un allenamento continuo, cioè, come detto, io mi ricordo che durante il periodo che estivo al mattino si giocava al campetto di casa con gli amici a baseball, il pomeriggio si faceva allenamento, quando si finiva l'allenamento si tornava a casa e si riprendeva la partita lasciata con gli amici al campo, quindi, e ti dava la possibilità di assumere e acquisire quella naturalezza nei movimenti. Oltre al fatto che bisognerebbe cercare in tutti i modi, facendo delle agevolazioni, tutto quello che uno si può inventare, ma di portare i bambini che giocano a baseball principalmente, ma anche gli altri per farli avvicinare, allo stadio. Questo deve essere una cosa importante perché io ho imparato tanto anche a vedere, a giocare i grandi campioni.